Questo programma è offerto da... In geometria il pentagono è un poligono di 5 angoli e 5 lati, complesso o semplice, regolare o irregolare, a seconda delle situazioni. Situazione analoga per quanto riguarda il settore giovanile dell'Athletic Poggio, perché mi sono voluto collegare proprio alla figura del pentagono in base al cognome del responsabile del settore giovanile, che è Wilmer Lapenta. Quando sembrava tutto impossibile, lui e l'amico Fabio Camelli hanno unito rispettivamente le forze del Poggio Berni e dell'Athletic Falco, dando vita a una nuova società che per l'appunto è denominata Athletic Poggio. Nel frattempo il settore giovanile si è sviluppato e cresciuto in diverse unità fino a raggiungere un numero davvero impressionante. Sono cresciute anche le strutture a livello sportivo che ospitano le varie attività del settore giovanile. Quest'oggi noi vi stiamo raccontando questa esperienza dall'impianto di Camerano, tra l'altro ben gestito, una grande famiglia quella dell'Athletic Poggio, e non potrebbe essere altrimenti vista anche l'accoglienza e l'attenzione di volta proprio ai più piccini, cosa ricordo fondamentale per mandare avanti soprattutto un settore giovanile dove non basta semplicemente la passione. Altra scelta coraggiosa, quella contro tutti di creare la Juniores qui all'Athletic Poggio. Diciamo che le realtà nel Riminese lo scorso anno, addirittura nell'ultimo campionato a livello provinciale Riminese, erano solamente 11, e anche qui Wilmer Lapenta l'aveva vista giusta e non a caso è riuscito a formulare nell'arco del periodo estivo anche l'ultima formazione, quella della Juniores. Quest'oggi avremo 5 protagonisti, allenatori ma anche responsabili del settore giovanile, che ci indicheranno questo sviluppo, quali sono le strutture, e noi non potevamo mancare a questo appuntamento. Benvenuto Leonardo, che atmosfera si respira qui a Camerano? Allora, qui a Camerano c'è un'atmosfera dove i bambini si possono ritrovare dopo la scuola tra amici e giocare a calcio divertendosi prima di tutto. Poi durante le partite, durante gli allenamenti, il clima deve essere questo. E poi se viene il risultato bene, se non viene il risultato, l'importante è che i bambini si siano divertiti, abbiano fatto amicizia e imparino le basi, che sono quelle del rispetto e del gioco di squadra. Noi appena siamo entrati abbiamo messo piede qui e abbiamo visto che c'è un ambiente strettamente familiare. Sì, esatto, è un ambiente come detto familiare, in cui sono tutti partiti dei magazzinieri, che dei ragazzi che allenano, tutta gente che qua da abbastanza si conosce bene, qua da molto tempo, e anche con i bambini, quindi c'è un bellissimo rapporto sia tra noi allenatori che magazzinieri che le persone che ci aiutano. Invece qualche curiosità in merito al numero di ragazzi che avete? Allora, ci occupiamo di 21 bambini tra i 2006 e il 2007, quindi 12-11 anni. Vedo che ce ne sono parecchie, non solo qui di Poggio Toriano. Sì, esatto, sono un raggruppamento abbastanza importante di ragazzi, infatti per questo siamo in due allenatori, per questo, perché così riusciamo a gestirli meglio, però più bambini ci sono più ci divertiamo. A loro come ti rivolgi quando parlate di tattica? Allora, questi sono ragazzi che giocano a 9 in campo, quindi ancora non c'è la grandezza del campo e l'ampiezza di un campo a 11. Perciò l'importante è che imparino bene i fondamentali adesso, fondamentali stop, passaggio,
i movimenti che devono fare ruolo per ruolo, e l'importante ora come ora è che incominciare a smettere di correre tutti dietro la palla, tutti in una volta, ma tenere bene le posizioni, a prendere la palla da una parte e farla girare dall'altra. Ti sei abituato a sentirti dire mister? Che... Guarda, io ho iniziato da poco, questo è il primo anno, quindi ancora non mi sono ben abituato, e fa un po' strano sentirsi dall'altra parte, però dai, essendo bambini riesco anche a trovarmi, io avendo 20 anni riesco a trovarmi anche abbastanza. Come ti sei avvicinato appunto al ruolo di vice allenatore? Allora, io giocando a calcio sin da quando ero piccolo, avevo 4 anni quando ho iniziato a giocare a calcio, è sempre un ruolo che mi ha affascinato, sia andando avanti col tempo, guardando i miei compagni di squadra, che comunque quando ho cominciato a giocare con i grandi vedevo che facevano il doppio, quindi facevano sia allenamenti con noi, sia allenavano i bambini, ho detto perché no, perché non provare. Poi facendo anche scienze motorie all'università è qualcosa che mi aiuta con il tirocinio, quindi è un qualcosa che ha una doppia valenza. Quindi diciamo che è unito l'utile al dilettante. Esatto, no? Esatto. Senti, ho visto che poi sono anche molto seguiti dai genitori che rimangono anche qui a vedere gli allenamenti, questa è una soddisfazione ulteriore che avete, no? Sì, esatto, con i genitori che evitando di intromettersi però rimangono a vedere allenamenti, quindi sono presenti sia per i ragazzi sia per noi, è importante sia per noi che per i ragazzi, perché ovviamente un ragazzo vedendo che il genitore è interessato è più volenteroso di giocare e di impegnarsi, così come vale per noi allenatori. Mi è piaciuta l'introduzione, però possono guardare ma non intromettersi, quindi vedo che anche tu arrivi già da un'esperienza sì, esatto, passata dove hai capito bene come funzionano certe cose. Sì, anche avendo mio fratello che ha la stessa età dei ragazzini che alleno, vedo comunque andando qualche partita, qualche allenamento, che se il genitore si intromette va a discapito sia suo del genitore che arriva male, sia del bambino che piano piano si comincia a distaccare dal calcio, perché lo associa a un'esperienza che non è il massimo, diciamo, con i genitori che si intromette durante sia partite che allenamenti. Diciamo che questi bambini devono giocare liberi e divertirsi, l'importante è quello. Davide, che effetto fa allenare la squadra di cui quest'anno fai parte, sia come allenatore che anche come centrocampista, visto che giochi? È un bel effetto, nel senso, sai, si dice a volte crescere il settore giovanile, piuttosto che io ho questa opportunità di poter insegnare a dei bambini comunque di 11-12 anni quello che comunque il mister in prima squadra insegna a me, quello che ho appreso anche dagli allenatori in passato. Come ti sei avvicinato appunto a fare questo ruolo così delicato, occupandoti appunto di bambini? È stato molto casuale, nel senso, l'anno scorso c'era un altro allenatore il quale aveva comunque bisogno di un aiuto. E mi sono reso disponibile, dopodiché ho preso io, diciamo, il comando, in quanto l'altro allenatore ha avuto dei problemi diversi per i quali non poteva più seguire i ragazzi, e ho continuato così anche quest'anno. Parlando con il responsabile giovanile Wilmer, mi diceva appunto che il settore giovanile è nato da qualche anno, e io direi che comunque se è nato da qualche anno devo dire che siete ben organizzati, vedendo anche questa struttura e vedendo anche la gente che vi segue, o sbaglio? Assolutamente sì, non so adesso di preciso il numero dei bambini iscritti, ma sicuramente molto più dell'anno scorso, avendo fatto comunque anche una categoria juniores, appunto la categoria esordiente che seguo io, e altre categorie di bimbi più piccoli. Tra l'altro in estate abbiamo fatto un camp estivo per 6 settimane, un giorno a settimana ovviamente, e comunque c'era sempre una presenza di 40-50 bambini, che non è così scontata comunque sia nel periodo estivo. Appunto, collegandomi anche al discorso del summer camp, ne parlavo anche con i colleghi di Pietraputa, Nuova Feltria, è così davvero difficile fare calcio a livello giovanile nell'entroterra riminese? A quanto pare no, almeno per la mia esperienza no. Io tra l'altro quest'anno ho 22 ragazzi, quindi un numero abbastanza cospicuo direi. Ci sono realtà che ne hanno molti meno. Penso che qui non sia poi così difficile. Senti, gli obiettivi quali devono essere per la tua squadra in questa stagione? Sicuramente fare alzare l'asticella rispetto all'anno scorso, quindi crescere sia caratterialmente che come giocatori, tra virgolette, in campo, nel senso imparare qualcosina di più come movimenti in campo, piuttosto che, ma quello che mi interessa maggiormente è comunque il rispetto che devono avere i bambini tra di loro e con gli avversari. Poi dopo il risultato è chiaro, se vincono sono sempre contenti, è normale. Di solito sono i bambini che imparano dal loro allenatore, e io chiedo, Davide come allenatore cosa ha imparato dai suoi ragazzi? Sicuramente ho imparato a divertirmi, cosa che io gioco a calcio da 30 anni,
però l'ho sempre presa forse molto 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 seriamente, tuttora sono così. Classico giocatore che la domenica alle 7 in piedi perché ha la partita il pomeriggio, forse dovrei prenderla con più tranquillità visto che si tratta comunque di una prima categoria e non di Serie A, però poi è una questione di carattere, forse dovrei cercare di divertirmi di più e magari non arrabbiarmi come faccio tante volte anche la domenica, ecco. Invece raccontaci qualche curiosità in più, vediamo la struttura di quest'oggi qui a Camerano, di solito dove giocate le partite interne, più o meno in che orari, quale campionato, se la Lega ve l'ha comunicato? Sì, noi le partite le giochiamo qui, in questo campo qui, è un campionato a 9, 9 contro 9, 8-9 squadre, non di più, tant'è che avendo 22 ragazzi ci siamo iscritti anche al campionato CSI per fare in modo che riescano a giocare tutti un minutaggio adeguato e che riescano a crescere comunque tutti ugualmente, ecco. Infatti è quello che sto capendo, fai degli allenamenti all'insieme del divertimento per loro in modo tale che poi possano giocare tutti, in modo tale che poi alla fine nessuno rimanga scontento, no? Esatto, quello li faccio, cerco di fare gli allenamenti, ovviamente c'è anche la parte noiosa dell'allenamento che è la parte della tecnica che i bambini odiano, però l'abbiamo fatta tutti, quindi la devono fare anche loro. Ovviamente si cerca poi di mettere la tecnica con gli esercizi con la palla fino ad arrivare a tiri in porta e partita, questo diciamo che è la cosa che aspettano maggiormente, via. Areta Menti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. In botta il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGDF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che consumiamo in questa azienda. La nostra azienda, consumiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta! Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Marco, oggi per te
ci confidavi a telecamere spente che il primo giorno immagino che sei emozionato vedendo i bambini che hai a disposizione da quest'oggi. Sì, oggi inizia una nuova avventura per me come vice allenatore. Sono venuto a dare una mano a Stefano con questi bambini e speriamo di trasmettergli qualcosa, non dico insegnargli perché comunque questo è difficile, di cercare di fare il nostro meglio, però è importante secondo me trasmettergli la passione per il calcio, farli divertire e il rispetto per l'avversario e per il compagno. Senti, c'è più l'autoconvinzione ovviamente da parte tua oppure ci ha messo lo zampino anche Wilmer come responsabile? Sì, Wilmer sicuramente lo conoscevo già avendo giocato a Poggio Berni qualche anno fa e mi ha proposto questa cosa, è stato abbastanza convincente nel convincermi a venire qua. Come ti sei avvicinato a questo ruolo, dato che comunque giochi ancora a pallone? Se ti ha sempre affascinato, ti chiedo, oppure è semplicemente una curiosità da parte tua per capire se magari l'indomani vuoi davvero farlo? Ma onestamente è una cosa che allenare mi ha sempre incuriosito, perché in tutta la mia carriera, sin dalla scuola calcio fino alla prima squadra, ho incontrato molti allenatori che sono stati importanti nella mia crescita e vorrei cercare di trasmettere le cose che loro hanno trasmesso a me a questi ragazzi. Ma in base a tutte queste emozioni che stai vivendo oggi, quando vedi loro correre dietro un pallone, ti rivedi anche un po' nel Marco in versione piccola? Sì, sicuramente in questo primo giorno da vice allenatore mi viene in mente il mio primo giorno di allenamento, quando avevo 7 anni e all'epoca giocavo a Villa Verucchio, e mi viene in mente proprio quel giorno lì. Senti Marco, oggi sappiamo che c'è un nuovo metodo per iscriversi al calcio, una è la scuola calcio e una appunto comporre un settore giovanile. Soprattutto i genitori, per invogliare a iscrivere il proprio figlio, tu che consiglio ti sentiresti di dare? Ma secondo me è importante per i bambini, oltre alla scuola, praticare uno sport, che sia calcio, basket, pallavolo, comunque invogliarli a fare dell'attività fisica, perché sicuramente è un'attività che aiuta a socializzare, a stare insieme alle altre persone e a stare bene fisicamente. La prima cosa che ti sei chiesto oggi è come farsi rispettare, immagino, no? Sì, sicuramente sono molto vivaci, bisognerà trovare un giusto compromesso tra bastone e carota per cercare di andare tutti d'accordo. Quindi a questo punto non mi rimane che dirti benvenuto nel mondo degli allenatori. Grazie. Stefano, dicevo prima a Marco che il ruolo di allenatore, soprattutto quando si allena una squadra di così giovani, piccoli amici, lo ricordiamo, è un ruolo importante. Ecco, tu, in base alla tua esperienza, oggi vedendoli, che consiglio ti senti di dargli a questi ragazzi? Io, dai, più che a livello calcistico, un consiglio, vengo qua quasi più come educatore, sono ancora molto piccoli e quindi più che altro norme di comportamento tra di loro, come convivere in un gruppo, diciamo. Altri insegnamenti ancora, proviamo a insegnargli il calcio, però sono molto piccoli e quasi difficili. Sentiamo appunto il tuo nuovo vice allenatore Marco, che ci confidava prima: sono entrato nel mondo degli allenatori ma devo capire ancora come farmi rispettare, perché è difficile quando sono così piccoli. Come si fa? Sono piccoli ma già grandi, diciamo, sono molto svegli e riescono a rigirarla quasi sempre come vogliono, però con simpatia e soprattutto educazione riusciamo a farci capire e a farci rispettare tutti. Quando arrivate qui alla struttura di Camerano, che tra l'altro vi rivolgo i complimenti per come appunto siete organizzati, usi subito il pallone oppure prepari qualche esercizio atletico prima di farli giocare ovviamente? Ma io fondamentalmente inizio tutto quasi con la palla, faccio molti giochi comunque per farli divertire e comunque anche sfogare, diciamo, e comunque tutto quasi a base di palla, e poi lavoriamo molto anche sulla coordinazione, cose basilari, diciamo. Quando Stefano decide di divenire allenatore? Ho iniziato 3 anni fa, quando ho iniziato proprio qui il progetto dell'Atletico Poggio di fare il settore giovanile. Ho iniziato prima come vice allenatore, poi piano piano sono cresciuto insieme al settore giovanile del Poggio, diciamo. Infatti i numeri sono dalla vostra parte, anche qui devo farvi i complimenti, perché oggi si può dire che in Valmaricchia c'è un altro settore giovanile, che è appunto quello vostro, che si aggiunge a quelli di Nuova Feltria, di Pietracuta e di tanti altri, del Verucchio soprattutto. Sì, diciamo che
è cresciuto molto, e questo è merito soprattutto dei componenti della società, dei dirigenti, che ci danno un'ottima opportunità di esprimerci al meglio sempre, come si può vedere, è tutto molto ben organizzato e non so, forse sarà merito anche degli allenatori che ci sono, che hanno fatto trovare bene i bambini, sono tornati e ne hanno fatti venire altri. Infatti volevo arrivare qui, Stefano, questo penso che sia la soddisfazione maggiore, quando il lavoro venga riconosciuto soprattutto dai genitori che riconfermano l'iscrizione del proprio figlio, in questo caso all'Athletic Poggio. Sì, diciamo che io parlo per l'esperienza che ho, questi ragazzi è il terzo anno che li seguo e si è creato un gruppo molto coeso, quindi penso che più che una squadra di calcio ormai sia diventato un gruppo di amici che si trovano molto bene, quindi vengono molto volentieri. Visto, ne parlavo con i colleghi del Pietracuta, visto che è cambiato molto di giorno, diciamo, essere bambini, vediamo tantissime persone attaccate ai cellulari, alla PlayStation, alla televisione, ecco, in base al gruppo che hai, tu vedi proprio gente volenterosa che arriva qui con la voglia di calciare il pallone o qualcuno devi tirargli l'orecchio? Ah, diciamo, parlando anche dell'esperienza, anch'io ho iniziato così piccolo, cioè noto molta differenza. Quando eravamo più piccoli eravamo già più portati, quando iniziavi calcio magari avevi già giocato comunque con gli amici, eri un po' più sciolto, e adesso molti bambini secondo me iniziano il calcio però non hanno mai avuto altre esperienze prima e quindi sono molto legati, scoordinati, e quindi si nota questa, che sono molto sedentari in casa, diciamo. Quindi concludiamo con una battuta: mentre Stefano, il loro allenatore, si arrampicava sugli alberi, loro non lo sanno farlo. Ecco, praticamente questo è il concetto base. Emanuela, responsabile, una delle responsabili del settore giovanile, prima parlavo con i vostri allenatori, per ultimo anche qui con Stefano, mi diceva che il numero di bambini iscritti si è alzato tantissimo, quindi questo penso che per te, per Wilmer e per tutta la dirigenza sia una grandissima soddisfazione. Assolutamente sì, diciamo che i più piccolini sono veramente il nostro fiore all'occhiello, proprio perché hanno voglia di approcciarsi a questo sport, di far parte di un gruppo, e quindi siamo molto molto contenti e ammettiamo di avere dei tecnici veramente favolosi, e anche probabilmente il progetto di farsi aiutare dai giocatori che diventano nostri tecnici naturalmente in continua formazione è proprio un'idea pensata bene. Studiando anche un po' la storia della vostra società, c'è stata la fusione lo scorso anno tra Wilmer e Fabio, due grandi amici, ecco, volevo chiedergli se questo vi ha portato qualche vantaggio in più. Allora, diciamo che più che due grandi amici sono due appassionati del calcio giocato e legati comunque sia al territorio che è comunque vicino. E, diciamo che il vantaggio è che l'unione fa la forza, quindi sicuramente il successo lo dobbiamo sempre a tutto il team. Noi siamo tantissimi dirigenti, siamo anche molto attivi, adesso quest'anno abbiamo anche un giornalino, siamo aiutati comunque sia dagli sponsor che anche proprio fisicamente ci aiutano, ci stanno vicini. E, diciamo che quello che ci piacerebbe più di tutti è, visto che il sabato adesso abbiamo anche la Juniores che gioca in casa, così come la domenica la prima squadra gioca al centro sportivo di Poggio Berni, quello che proprio ci piacerebbe è che la cittadinanza dei paesi, sia di Sant'Ermete soprattutto di Poggio Toriana, magari ci venissero a seguire di più e fossero più presenti, più vicini alla squadra. Poi una dirigenza che, come ho avuto modo di vedere io quando ho seguito le partite della prima squadra, è composta anche da soprattutto tantissime donne, quindi questo è un vantaggio, Dipende dai punti di vista. Sì, no, siamo tre donne che naturalmente hanno più compiti, diciamo, di organizzare un attimo, anche soprattutto divise. Abbiamo la signora per esempio che c'è qui che ci aiuta con il servizio lavanderia, perché i ragazzi si trovano tutti le divise pronte, e sai, la passione non ha senso quando alla fine noi siamo tutte contente comunque sia di seguire la squadra, di essere presenti, ci siamo un po' tra virgolette dati turni, no? Allora, quando giochiamo in casa chi è presente, quando giochiamo fuori casa chi è presente, e, ce la mettiamo tutta, mettiamola così.
due domande. La prima è questa: prima l'hai anticipato, oltre alla struttura di Camerano, dove vi allenate, dove giocate? E la seconda è se sai dirmi ad occhio e croce più o meno il numero di iscritti questa stagione. Allora, appunto, siccome quest'anno veramente, ma già dall'inizio, guarda, è nata 3 anni fa questa idea di impostare le giovanili. Io in particolare lo faccio molto in memoria di mio papà, che era un signore che quando veniva a casa dal lavoro gli piaceva giocare con i bambini nel campo vicino a casa, e fatalità vuole che quei bambini di allora sono oggi papà dei nostri bambini. E noi siamo un gruppo di amici che fa calcio, e quando si presentano i genitori è la prima cosa che gli diciamo, cioè se vuoi che tuo figlio diventi un professionista, diciamo che da noi imparano magari più il gruppo, più a stare insieme e a divertirsi con la palla fra i piedi. Poi in realtà gli fai fare anche la tattica, però diciamo viene un po' dopo. E quindi ci siamo dovuti ampliare, e quindi abbiamo la struttura qui di Camerano, il centro sportivo di Camerano. La nostra sede ufficiale, soprattutto per le partite in casa, è comunque quella del centro sportivo di Poggio Toriana. In più abbiamo anche la sede, facciamo comunque degli allenamenti al campo nuovo alle Colombare sul sintetico, il calciotto. E quindi diciamo che le sedi sono diverse. Numericamente parlando abbiamo 5 squadre di bimbi, che sono intorno diciamo alla 20 per squadra, e ci ritroviamo a oggi per esempio che loro, i piccoli amici, avranno la possibilità di giocare in FGC, dove però fanno dei concentramenti, magari gli organizzeremo delle amichevole, e CSI, in modo che possano fare proprio anche, loro sono abituati a fare il campionato, quindi gli alletta molto l'idea. Così come gli esordienti sono un gruppo unico, dove in realtà è la massima espressione del progetto continuità calciatore, giocatore e allenatore. In realtà anche loro seguiranno il doppio campionato, quindi FGC 2006, CSI 2007, quindi mi dico quando alla fine è molto articolata la cosa. In più quest'anno abbiamo appunto avuto l'idea, Wilmer in particolare ci tiene tantissimo al progetto Juniores. Devo ammettere che inizialmente ero molto titubante, perché è un'età difficile, perché ha tutto quello che comporta. Siamo molto orgogliosi, e invece di vedere che le cose, guarda, mi complimentavo anche ieri con il mister Danilo, che è il figlio del nostro mister storico, quindi Casadei, perché effettivamente i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, hanno creato un bellissimo gruppo, quindi mi complimento con loro, ho piacere di farlo qui, perché invece all'inizio li ho un po' maltrattati, perché devo ammettere che veramente ero un po' preoccupata di questo gruppo, che invece ci sta dando grandi soddisfazioni. E poi abbiamo i ragazzi della prima categoria, agonisticamente parlando, tanta roba, siamo partiti benino, ma lo spirito c'è tutto per fare un bellissimo campionato. Ci siamo soffermati questo pomeriggio su due squadre del settore giovanile, avete avuto modo di vederlo quindi dalla struttura di Camerano, e abbiamo accolto davvero con tanta passione e con tanto calore le parole di Emanuela. Soprattutto in memoria del padre, lì è scattata, devo dire la verità, una piccola emozione dentro di me, una lacrimuccia. Ha deciso proprio di continuare quello che era la fede, la passione del padre, coinvolgendosi in prima persona nell'attività del settore giovanile. Era scettica, come avete avuto modo di sentire, anche per quanto riguarda la formazione juniores, perché è normale che sia così, si è creato da poco il settore giovanile, da qualche anno diciamo che i passi vanno fatti gradualmente, e devo dire che l'Atletica Poggio ha seguito proprio le indicazioni guida e oggi sta raccogliendo quello che ha seminato. Finalmente si vedono i frutti, si vedono i genitori che sono contenti, si vedono le unità cresciute per quanto riguarda il numero di settore giovanile. Non ci resta che salutarci e dire ancora una volta che anche questa è stata fatta. Complimenti davvero all'Atletic Poggio.